grazia del Signore nostro Gesù Cristo, che ha glorificato nei cieli la Madre Beata, sia con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, con la grazia del Signore e la sua benedizione, siamo giunti al culmine della nostra festa agostana, in onore di Maria Santissima Annunziata. Presiede per noi questa festa solenne Don Nino La Rocca, parroco di Rinzigoli, superiore e fondatore di una nuova famiglia religiosa nata in questa nostra diocesi, in questo nostro tempo, per sua ispirazione, la famiglia dei sacerdoti di Maria, Regina dei Cuori, una ispirazione mariana e missionaria, che abbiamo la grazia di vedere sorgere proprio in questo nostro tempo. Don Nino è mio paesano. Sono entrato in seminario subito dopo di lui, per cui la sua testimonianza, la sua presenza, la sua preghiera, il suo consiglio più volte continuano ancora oggi a essermi particolarmente vicini. Da Don Nino ho ricevuto molto della mia devozione mariana, degli anni, dei primi passi che abbiamo compiuto. Allora stasera ho voluto proprio per questo che fosse qui a presiedere per noi questa liturgia, a cantare con noi le lodi di Maria. Allora disponiamo i nostri cuori, affidiamoci alla Beata Vergine perché ancora una volta rinnovi i nostri cuori e le nostre menti. Nostra Madre e Regina, la Vergine Maria, dalla quale nacque il Cristo tuo Figlio, per sua intercessione, donaci la gloria promessa ai tuoi figli nel Regno dei Cieli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Con il nostro Papa Francesco.
Jesús. Thank you.
scusa. Dio vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, sempre nei secoli dei secoli. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. O Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Mistero glorioso contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio.